Pace bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati! Vi dono un comandamento nuovo. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Partiamo da questa parola meravigliosa che Gesù ci consegna per riflettere insieme sul tema decisivo dell'amore. Infatti sull'amore ci giochiamo la felicità, la nostra qualità e maturità umana e spirituale, e alla fine di questa vita, come ha detto San Giovanni della Croce, saremo giudicati sull'amore. Noi faremo insieme tre piccoli passi: la fonte dell'amore, la verità dell'amore, la concretezza dell'amore. Ma prima dobbiamo chiarire di cosa stiamo parlando. Qui si parla di amore con il termine greco agape, un termine che l'evangelista Giovanni usa per indicare l'amore che discende da Dio stesso, l'amore di Dio. È quell'amore che prende l'iniziativa, che si mantiene fedele e costante, quell'amore di chi si dona fino in fondo per il vero bene dell'altro. Potremmo dire un amore che unisce il voler bene, il volere il bene dell'altro e il donarsi per conseguire questo bene. Se l'amore è questo, capite bene che qui parliamo di qualcosa che non è frutto delle semplici forze e capacità umane. Infatti il primo punto dal quale partiamo è proprio questo. La fonte dell'amore non sono io, ma è Dio. Nel corso di formazione per coppie di sposi, che proponiamo in comunità da diversi anni, con Suor Chiara partiamo sempre da questo punto: accettare e accogliere che la fonte dell'amore è Dio stesso, dunque l'importanza di avere il cuore aperto a Lui, connesso a Lui. Per capirlo ci vuol poco. Con le nostre sole forze non riusciamo ad amare sempre e comunque fino in fondo, specie quando l'altro mi delude, mi ferisce, non mi capisce, non mi ricambia. Ora, miei cari, l'annuncio di questa parola di Gesù, il primo punto bellissimo è che in Lui veniamo resi capaci di amare. Gesù anzitutto dice: vi dono, sta donando qualcosa, ci sta facendo un regalo. Vi dono un comandamento nuovo. Nell'Antico Testamento c'era già il comando di amare il prossimo come se stessi. Ora c'è una novità. La novità è nella fonte e nel modello dell'amore, che è Cristo. Come io ho amato voi, così amatevi voi gli uni gli altri. Come, in greco kathos, questa congiunzione nel Vangelo secondo Giovanni non indica solo comparazione, ma anche sorgente, origine. Potremmo tradurre: siccome io vi ho amati, amatevi. E addirittura questo amatevi è introdotto in greco dalla congiunzione ina, che indica una finalità, cioè io vi ho amati affinché voi vi amiate. D'altronde, miei cari, l'esperienza ci dice proprio questo: quanto più ti senti amato, tanto più riesci ad amare. Nessuno può donare ciò che non ha. Qui Cristo ci offre un tesoro meraviglioso: partecipare del suo amore, potente, costante, liberante. Ed è un comandamento nuovo. Comandamento in greco è entolè. Nella 70, cioè nella traduzione greca dell'Antico Testamento, non indica una fredda regola, un precetto, indica una direzione di vita in comunione con Dio. Gesù dice: io vi dono uno stile di vita nuovo, amare del mio amore. Ecco perché Sant'Agostino diceva che è un comandamento nuovo perché ti rende un uomo nuovo ed è il comandamento dell'uomo nuovo, nato a vita nuova, che vive secondo Cristo, in comunione con Lui. Ma pensate che cosa grande? Tante chiusure di cuore, tanti fallimenti affettivi, tanti matrimoni che crollano, sono dovuti a un fatto: pensare di farcela da sé, ridurre l'amore a volontarismo. No, l'amore ha una fonte e in Cristo ci è offerta la possibilità di attingere continuamente a questa sorgente d'acqua viva, a quest'amore concreto di Dio che si riversa in noi. E noi concretamente dove vi attingiamo? Nei sacramenti, specie nell'Eucaristia, meditando le parole di Gesù, aprendo il cuore alla preghiera. Ed è da qui, miei cari, che siamo chiamati a ripartire, dal pregare gli uni per gli altri, dal pregare per il coniuge, per i figli, per quelle persone con cui magari abbiamo anche più difficoltà, parlare a Dio di quelle persone e parlare a Dio della nostra povertà, aprendoci alla sua grazia. Una volta l'allora giovane seminarista, ora cardinale Angelo Comastri, incontrò Madre Teresa e le chiese: «Madre, mi dà una parola?» Rimase stupito. Madre Teresa infatti gli chiese: «Figliolo, quante ore preghi al giorno?» Lui si sarebbe aspettato un suggerimento per i poveri. Madre Teresa capì, gli sorrise e affettuosamente gli disse: «Figliolo, io sono troppo povera per amare i poveri. Sono solo una donna che prega.
prego e Dio infonde in me il suo amore per amare i poveri. Chiaramente poi Gesù, nel parlare di comandamento, lascia una parola che orienta e dirige la nostra vita, quindi chiede anche la nostra adesione personale. Oggi si suol dire che al cuore non si comanda. Beh, non è proprio così. Il nostro cuore è un guazzabuglio e non sempre ciò che passa nel cuore, specie le cose più immediate, sono quelle buone. La nostra volontà, che va allenata, non sempre punta nella direzione giusta. Allora potremmo dire che il comandamento di amare protegge la nostra vita dall'insignificanza, aiutandoci ad orientare la nostra volontà verso il vero bene. Secondo breve punto. Gesù mostra nella sua vita, nelle sue parole, nei suoi gesti, nella sua carne, l'esempio del come amare. Questo ci ricorda una cosa preziosa, che l'amore ha una verità e noi siamo chiamati a lasciarci insegnare ad amare da Dio. Non tutto ciò che noi chiamiamo amore lo è veramente. Noi scambiamo amore per ciò che amore non è. Quanta gente, ad esempio, chiama amore la gelosia possessiva, chiama amore l'infedeltà, chiama amore l'esercizio della sessualità per mero piacere, chiama amore l'attaccamento disordinato ai figli. Persino il peccato, diceva Sant'Agostino, è amore disordinato. Ci vuole dunque l'umiltà di lasciarsi condurre da Gesù e dalla mamma Chiesa per imparare passo dopo passo cosa significhi amare. Terzo e ultimo punto, la concretezza dell'amore. Gesù ci ha lasciato queste parole dopo aver lavato i piedi ai suoi discepoli, che stanno chi per abbandonarlo, chi per rinnegarlo, dopo aver dato anche il boccone a Giuda, continuando ad amarlo anche mentre Giuda lo sta andando a tradire. Insomma, Gesù mostra in sé la concretezza di quell'amore che ci chiama a vivere. Un amore che, come direbbe Sant'Ignazio, si deve mettere e si manifesta di più nelle opere che nelle parole. Sono le opere che testimoniano l'amore che c'è nel cuore. E sono proprio le opere, l'amore comunicato concretamente, che fa percepire alla persona che è amata. Le parole, miei cari, vere, buone, belle, sono un atto d'amore. Ma non basta. Alle parole è importante che conseguano, si accompagnino le opere. E questo vale a tutti i livelli. Pensiamo a livello ecclesiale. Oggi stiamo riscoprendo, utilizzando termini, temi fondamentali, centrali. Ascoltare, discernere, integrare, sinodalità. Punti sui quali siamo tutti in cammino per vivere veramente il Vangelo, secondo lo Spirito di Cristo. Ma se io parlassi di sinodalità e non voglio fare comunione con altri confratelli, magari neanche con quello della chiesa accanto, se non sono disposto ad aprire le porte del cuore della parrocchia a carismi approvati dalla Chiesa, non so perché alle 6:30 chiudo l'ufficio, se non voglio organizzare nulla insieme agli altri per paura che perda qualche fedele, se non passano proposte a livello diocesano perché io nella mia parrocchia sono papa e re, ma dove sto andando? Scandalizzerò? E i laici si scandalizzano quando vedono, ad esempio, noi sacerdoti che non ci vogliamo bene, che siamo divisi tra noi. Oppure, non so, se un sacerdote fa il poeta, aforismi, cose belle, romantiche, per carità, che toccano il cuore, che servono, ma nella vita non incarna quelle cose, lascia il tempo che trova e chiaramente non edifica. San Paolo a tal proposito diceva: se anche parlassi le lingue degli angeli ma non avessi la carità, sono come un cembalo che tintinna. E San Giovanni ci ricorda: figlioli, non amiamo né a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Dove invece ci sono questi fatti, i frutti si vedono. Molto bella a tal proposito la testimonianza di padre Jacques Loeuf. Un ateo, dopo un lungo tempo di amicizia con lui, osservandolo nel suo umile lavoro nel porto di Marsiglia, un giorno gli disse: «Padre Jacques, se Dio esiste, deve essere come te». Aveva visto nella vita, nella carne di quest'uomo, pulsare il cuore di Dio, vivere un amore più grande. E pensate alla vita di coppia. Se in una coppia non circola amore concreto, il rischio di arrivare a dire ciò che tante coppie purtroppo dicono: ci lasciamo perché non c'è più amore. È chiaro che il sentimento, la passionalità dei primi anni svanisce col tempo, ma l'amore è chiamato a maturare, a diventare dono di sé, ed è comunicando amore all'altro con i piccoli gesti concreti che l'altro si percepirà amato, arderà il cuore, il sentimento, e quell'amore sarà come il buon vino che invecchiando migliora.
Ed è questo che vogliamo chiedere davvero al Signore, che ci aiuti a vivere un amore concreto. Da questo amore, dice Gesù, riconosceranno che siete miei discepoli. I primi cristiani da questo erano riconosciuti. Pensate, testimonianze più o meno del 200 dopo Cristo. I cristiani, diceva il pagano Cecilio, si amano tra loro prima di conoscersi. E Tertulliano, ricordando il grido d'ammirazione degli avversari del Vangelo, diceva: vedete come si amano fra loro e come sono pronti a morire gli uni per gli altri. Miei cari, quest'amore concreto è chiamato a circolare tra noi, nelle famiglie cristiane, nelle comunità. Ed è quest'amore divino, bello, potente, concreto, che attrae, che testimonia la presenza di Dio in noi. Si racconta che San Giovanni Evangelista, ormai anziano, veniva invitato nelle comunità cristiane che ormai fiorivano, e i cristiani gli chiedevano qualche parola che aveva sentito dire direttamente da Gesù. E Giovanni ripeteva sempre: figlioli, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Al punto che qualcuno gli chiese: Giovanni, ma sempre la stessa cosa dici? Miei cari, qui c'è tutto. Sì, cari fratelli e sorelle, qui c'è davvero tutto. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.